Sì, allora, ben trovati. No, iniziamo una nuova settimana. So che quella precedente con Leonardo c'è stata la stella. E so che quando arrivo io, chiaramente tutti protestano perché preferiscono lei. Molto carina la stella, non posso dire che non sia così. O con chi parli? In realtà con Silvio Berlusconi. No? Ma quando fa questi discorsi, cioè, salza alle 4 lui. Perché, perché noi alle 8 non si trova più tonti, l'ha fregati tutti lui. Noi salza alle 8 si trova tutti furbi. E va a pesca. Dicevi con chi eri? Chi sono? Dicevo che tutti preferiscono la stella, chiaramente a me. Sì, ma perché la stella, essendo una torsola di Santa Firmina, sì, un po' come la Rita che è dietro la telecamera. Non è di Gaville, è una frazione di Santa Firmina. Le vedo simpatiche queste due contadinotte con quei labbroni. Capito? Con quelle pronte, quelle che le vedi. Io mi ricordo. Quelli che stanno a Monterchi. Io non lo so perché io sto a Arezzo. No, non dire cavolate. Però una volta mi ricordo la Rita, lo sai come l'ho conosciuta? Faceva l'erba in un campo, io passavo col motorino. Era chinata. Esatto, un motorino un freddo, vedi con le cosce calde. Misi il motorino sul cavalletto, andai là. E la scavalettasti. Lei si girò e mi fece, oh che fè, e gli disse, lavora Radio Valtimerina. E va bene, allora. A proposito, un saluto a tutti i nostri amici della radio che possono rispondere. No, che possono approfittare della Rita quando fa l'erba. Allora, un saluto a tutti i venditori d'erba, chiaramente, perché sennò la Rita che la taglia a fare. Oggi, a proposito di erbe e di ortaggio, abbiamo un servizio realizzato con il professor Antonino Zichieri, laureato alla Bocconi a Milano, alla Carponi a Carpi e a Buttoloni a Monterchi. Della melanzana. Cos'è la melanzana? La melanzana è un ortofrutta? Un negozio? Pensavo, un ortopedico? Ti avevo dato l'asico per un mocco. No. Vediamo, non lo faccio.